Ho sentito un gran botto. Ci siamo girati, abbiamo visto il fumo bianco e sto anziano cadere a terra. Ecco, vedi? Vedi come mi hai ridotta. Più di 30 attentati esplosivi nel giro di 12 anni. Tra il 1994 e il 2006. Da qui intravediamo questo evidenziatore giallo. Vedo le mie ossa, vedo i brandelli di carne che stanno cadendo, vedo il sangue. Torna a farsi vivo una bomber, il misterioso attentatore che negli ultimi anni ha disseminato ordigni esplosivi. I suoi ordigni hanno terrorizzato il nord-est e l'Italia intera, causando paura e rabbia. Spero che lo prendano, che gliela facciano pagare per bene. Poteva colpire ovunque, senza lasciar tracce. Era astuto e imprevedibile. Il suo nome faceva tremare. Una bomber. I bombaroli per le forze di polizia sono un incubo perché sono molto intelligenti, sono lucidi, non commettono errori, non lasciano tracce. Ci sono dei soggetti che hanno una capacità di mimesi che pochi hanno. Mentre tiro sento un click. Ho desiderato ardentemente di riuscire a svenire perché era un dolore acutissimo e molto forte. Le sue azioni appaiono inspiegabili, colpiscono volutamente donne e bambini. Io gli faccio vedere il giornale ogni volta, gli faccio vedere quello che sta succedendo e che non deve toccare niente per terra. La nitroglicerina non sente ragioni, tu lo metti dentro il metallo, spacca il metallo. Potrebbero anche essere due una bomber. Questo signore o questi signori sono stati addestrati da qualcuno di veramente esperto. Sono cose da servizi segreti. Io faccio gli attentati dove la gente si ritrova e voi non riuscite a proteggerla. Lui voleva ferire, lui voleva fare del male, lui voleva solamente farti star male. È probabile che ad ispirare una bomber italiana, appunto da creare una sorta di emulazione, sia stato proprio Theodore Kaczynski, un bomber americano, il cui nome campeggiava sulle prime pagine dei giornali proprio nel periodo in cui una bomber del nord-est iniziava a colpire. Kaczynski è una figura controversa e affascinante e forse per una bomber italiano una sorta di maestro. Aggiungerei di cattivo maestro. L'attentatore del nord-est deve a Theodore Kaczynski anche il celebre nome, una bomber. Una bomber viene da University and Airline Bomber. Il Federal Bureau of Investigation diede questo nome in sigla perché aveva colpito in alcune università e aveva cercato di colpire e di fare una strage su un aereo in volo. Se l'una bomber americano che ha scatenato la più grande caccia all'uomo della storia criminale colpiva con un suo progetto politico preciso, l'una bomber italiano si è rivelato ancora più crudele. C'è questo proprio diavolo, perché è un diavolo?
è Satana comunque che si infilza nello spirito di questo uomo. E le sue azioni appaiono inspiegabili. Da pregare basta, pregare, pregare, pregare. Colpiscono volutamente donne e bambini, causando loro delle sofferenze che queste persone si porteranno dietro per tutta la vita. Ma chi era Theodor Kaczynski? L'uomo da cui ha tratto ispirazione l'Una Bomber italiano. È una personalità, quella di Una Bomber Kaczynski, che è molto vanitosa, narcisista, estremamente desiderosa di stare al centro della scena, anche se sa che la scena è criminale. Quando ero giovane pensavo che mio fratello fosse molto, molto intelligente. All'età di 16 anni si era già diplomato alle scuole superiori. A 16 anni aveva saltato due classi. Lo hanno sottoposto a un test di intelligenza alle superiori. Se raggiungi 140 sei un genio. Lui raggiunse 165 e 167. Theodor Kaczynski, che era un genio della matematica e faceva parte del corpo insegnanti all'Università di Berkeley, a 27 anni improvvisamente si dimette e va a vivere nel Montana, in una baracca di soli 11 metri quadrati, senza luce né acqua corrente. È in completo isolamento da diversi anni quando cominciano gli attentati. Il primo a destare scalpore risale al 15 novembre 1979. Sul Boeing 727 dell'American Airlines in volo da Chicago a Washington, improvvisamente inizia a uscire fumo dalla stiva. Il pilota è costretto a un atterraggio di emergenza. C'erano già alcuni passeggeri intossicati per le esalazioni e non si trasformò davvero in un massacro solo perché il timer, il dispositivo che innescava l'ordigno, non funzionò bene. Poi Una Bomber prende di mira le università e cominciano i ferimenti e le mutilazioni. Lo stesso copione seguito dall'attentatore del Nord-Est in Italia più di un decennio dopo. Kaczynski con i suoi attentati semina il panico nelle università e poi comincerà a farlo nei confronti delle compagnie aeree, verso il mondo dei computer. Poco a poco il suo scopo comincia a venire fuori. È la lotta, una guerra vera e propria contro la tecnologia. Lui attacca un mondo, attacca dei simboli. Ed è questo il punto su cui le figure dei due Una Bomber divergono. In Italia si arriverà ad avere paura ad accendere un cero in chiesa o di andare in spiaggia. E per i bambini diventerà pericoloso raccattare qualsiasi oggetto da terra, addirittura giocare con le bolle di sapone. Per Una Bomber italiano l'unico obiettivo sembra proprio seminare terrore e sofferenza, mentre per l'Una Bomber americano, per Kaczynski, il terrore e il sangue servono per raggiungere un obiettivo politico, ideologico, sia pure in modo malato. Nel febbraio del 1987 Kaczynski sceglie un altro nemico simbolico, Gary Wright, che all'epoca aveva 25 anni ed era colpevole di possedere un'azienda che si occupava di manutenzione dei computer a Salt Lake City. La mattina del 20 febbraio 1987 sono andato al lavoro in macchina. Quando sono arrivato sul retro dell'edificio dove parcheggiavamo, mentre stavo facendo la manovra, ho visto questo pezzo di legno. Appena l'ho sollevato ho sentito un click e poi un'enorme pressione e un suono, come quello di un jet da combattimento che passa sopra. Uno stridio molto acuto. Quindi sono stato sbalzato su e giù e sono finito a circa 22 piedi da dove si trovava il pezzo di legno. Il
Gli attentati di una bomber diventano sempre più frequenti e sempre più crudeli. 3 morti e 23 feriti sono il bilancio della sua guerra personale. Ormai Kaczynski è l'uomo più ricercato d'America. Abbiamo appurato che il pacco bomba è stato senza ombra di dubbio spedito da San Francisco. Quindi chiediamo la collaborazione soprattutto dei cittadini della zona di San Francisco per aiutarci a identificare questo individuo. La svolta nelle indagini arriva nel 1995, quando Kaczynski spedisce ai giornali quello che considera il suo manifesto. Tra coloro che lo leggono c'è anche Linda, la moglie di David Kaczynski, suo fratello. Un giorno Linda mi ha chiamato al telefono. Ero al lavoro e mi disse: David, vieni subito qui, sto leggendo questo manifesto e non credo che nessun altro, se non tuo fratello, possa averlo scritto. In ogni tragedia, la figura angosciata e devastata dalle forze del male ha sempre per riflesso una figura che fa da controluce. David Kaczynski è una figura tragica. Io immagino i dialoghi con sua moglie, quando sua moglie gli diceva: ma è evidente che è tuo fratello, no? David scioglie tutti i dubbi quando trova una lettera di Theodore a casa della madre. Mentre frugavo tra quelle lettere, ho trovato un saggio che mio fratello mi aveva mostrato. Qualcosa che aveva scritto quando vivevo ancora nel Montana. Erano 20-23 pagine. Era una critica alla tecnologia che aveva cercato di far pubblicare, ma senza successo. L'ho letta e ho pensato: forse l'FBI dovrebbe vederla. Proprio quella lettera che ho ritrovato alla fine ha portato all'arresto di mio fratello. Quando Theodore Kaczynski viene assicurato alla giustizia è l'aprile del 1996. In quel momento la parabola dell'una bomber del nord-est è già iniziata. Ha cominciato a colpire da circa 2 anni. Le sue imprese criminali cominciano quasi in sordina, ma poco a poco terrorizzeranno l'Italia intera producendo una vera e propria psicosi collettiva. Il primo attentato ufficialmente attribuito a una bomber è quello scoppiato alla Sagra degli Osei, che è la sagra più antica d'Italia, il 21 agosto del 1994. Siamo a Sacile, in Friuli. Ci sono circa 50.000 persone. Siamo di mattina, intorno alle 10.45. Daniela Pasquali, 40 anni, con il marito e 3 figli, partecipa alla sagra. All'improvviso vede sotto un cespuglio, tra una fontanella e una cabina telefonica, un tubo. La mamma vede questo oggetto strano e lo manipola e avviene l'esplosione. Un tubo di ferro riempito con polvere da sparo e biglie di vetro che l'esplosione ha scagliato tra le bancarelle come una raffica di mitra. Era la prima fase delle sue attività con quelli che venivano definiti dei mortai, cioè dei tubi in cui una parte era serrata e invece un'altra parte proiettava all'esterno biglie o anche il contenuto stesso dei meccanismi di attivazione. Questo genere di prodotti, che hanno caratterizzato dal 93 al 2000, erano quasi tutti a base di polvere flash, che è un prodotto che si ricava purtroppo con facilità da gran parte degli attuali fuochi d'artificio. Ho sentito un gran botto e un fumo acre. E poi biglie dappertutto? Sì, di vetro. Non ci siamo resi conto cosa è successo sul momento. Questo è proprio un pizzico di polvere flash, che è quella della prima fase dei suoi ordigni. A questa reattività, questa velocità, e in un ambiente non compresso,
ha comunque fatto questo effetto. Questo è il primo attentato ufficiale di una bomber. Dopo l'attentato alla sagra degli Osei, una bomber mette una serie di tubi bomba. Uno davanti alla standa di Pordenone, un altro nei pressi di una chiesa ad Aviano e due ordigni ad Azzano Decimo durante la sfilata di Carnevale. Tutti luoghi vicinissimi tra loro. Un vero e proprio rebus, la serie di ordigni rudimentali fatti esplodere in provincia di Pordenone. La tecnica è ormai collaudata. Un tubo innocenti riempito con polvere nera e pezzi di stagno e ghisa. La pista del maniaco a questo punto è obbligata. Questo misterioso attentatore aveva due tendenze. Una che era quella di colpire soprattutto nei weekend, sabato e domenica. Colpire soprattutto nei luoghi affollati, sagre, sagra degli Osei, per esempio, oppure fiere, cioè in tutti i luoghi dove c'era assemblamento, e lui qualcosa ci metteva. Nella storia la maggior parte dei bombaroli non nasceva imparata, ma nasceva comunque con delle competenze che gli permettevano di creare anche comunque uno standard. Diciamo che tanti bombaroli hanno fatto la sperimentazione a casa, come l'ho fatta io, quindi senza andare in luoghi pubblici. Questo invece ha sperimentato in corso d'opera. Questi primi attentati di una bomber sembrano delle bravate, anche se piuttosto pericolose, ma improvvisamente il gioco cambia di livello. Il 30 settembre del 1995 siamo a Pordenone, in via Fratelli Bandiera, e una signora di 70 anni scende di casa per spazzare il marciapiede davanti alla propria abitazione. È pomeriggio e la signora nota un tubo con delle banconote da 10.000 lire sotto. Sono arrivata lì con la scopa, ho sollevato la bomba, mi sono spostata di 2 metri, avevo questa mano e forse ho toccato la vite. Questa estremità reggeva la bomba e qui è sparita la mano, è sparito tutto. Il tubo utilizzato contro la figura della Pignat era un tubo differente in quanto era una pipe bomb, cioè è esploso il tubo proiettando schegge anche dell'involucro stesso, e questo ha determinato un maggior effetto lesivo all'intorno. Senti, adesso ti faccio vedere che bel regalo mi hai lasciato. Finché vivrò avrò il tuo regalo. Vuoi vedere? Adesso ti faccio vedere. Sì. Ecco, vedi? Vedi come mi hai ridotta? Vedi? Che non posso reggermi con niente. Non posso più usare come era la mia vita. Tu mi hai fatto cambiare vita, capisci? Guarda, se ti becco, non so come andrà a finire per te. Sono donna, sai, ma penso di avere ancora il coraggio e la forza di farti vedere qualcosa. Dopo l'attentato alla signora Pignat, si capisce che effettivamente c'è qualcuno che ha un progetto. Anche perché le modalità con cui avviene l'esplosione e la costruzione dell'ordigno fa sì che si pensi davvero a qualcuno che ha in mente una strategia, ed è lì che comincia a configurarsi l'ombra di una bomber. C'è un altro elemento che fa pensare alla strategia di una persona. Lo stesso giorno, sempre siamo a Pordenone, una signora trova un ordigno vicino a casa sua, ma lo porterà dai carabinieri solo il giorno dopo, quando dalla televisione scoprirà quello che è successo a pochi passi da lei.
I carabinieri lo fecero brillare nel terreno davanti alla caserma perché non facesse danni. Lì dentro c'era una marea di prove. Eravamo ancora agli albori delle indagini su una bomber. Quello fu uno sbaglio investigativo. Direi che questo è legato un po' all'inesperienza e soprattutto al fatto che non si era capito che ci poteva essere una stessa mano. Forse si è sciupata questa possibilità. Il sospetto che nel nord-est possa esserci un pericoloso attentatore che si diverte a lasciare in giro tubi bomba si trasforma in angosciosa certezza un'assolata giornata di estate di tanti anni fa. Il 4 agosto del 1996 io ricordo che ero di turno e mi ricordo che arriva una segnalazione perché si era saputo che era scoppiato un ordigno nella spiaggia Latisana. È una giornata festiva di piena estate a Lignano Sabbiadoro. Ci sono 230.000 persone in spiaggia. Tra queste 230.000, una viene colpita da una bomber. Uno scoppio nel brusio della spiaggia affollata di Lignano Sabbiadoro e poi un urlo di dolore a terra, sanguinante, un turista di Domodossola, Roberto Curcio, 33 anni, ferito da un rudimentale ordigno e ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine. L'esplosione gli ha spappolato la mano destra provocandogli l'amputazione di due dita e leso l'arteria femorale. Il fratello accorre e addirittura è costretto a inserire l'intero pugno nella gamba del fratello per riuscire a salvarlo e per fortuna lo salverà, però davvero questo è stato forse uno dei momenti in cui una bomba era andato più vicino ad uccidere una persona. Curcio aveva appena sfilato il telo che copriva l'ombrellone e a terra era caduto un oggetto avvolto in carta di giornale. Quando l'uomo si è chinato per raccoglierlo è avvenuto lo scoppio. La questura di Udine ha fatto una bonifica della spiaggia di Lignano. Un uomo ogni metro. Abbiamo battuto la spiaggia tutta, metal detector in mano, e se il metal detector segnalava qualcosa di metallico si andava a verificare. Lo stesso giorno, ma alle 6 del mattino, un bagnino nota un tubo con due bolloni all'estremità. Un ordigno simile a quello scoppiato ieri a Lignano Sabbiadoro era stato trovato qui ieri mattina alle 7 da un bagnino della spiaggia. È chiaro che questa notizia mise ancora più allarme perché non era più un solo caso in spiaggia, era la spiaggia presa di mira. Era il periodo in cui già si cominciava a parlare di questo una bomber. Come sempre nei casi di rinvenimento di un ordigno esplosivo, mi mettevo in contatto con un colonnello dell'artiglieria di Venezia Mestre, molto bravo, molto capace, Lucio Montagni, chiedendogli di cercare di capire di che tipo di ordigno si trattava e di fornire il massimo di informazioni possibile. Erano tutte pipe bomb, colpivano nel mucchio, in luoghi ricreativi. Si vedeva già che c'erano molte analogie. Quindi per questo motivo si poteva risalire con le indagini a una sola persona. E quindi bisognava fare un'indagine unica. Gli attentati del 96 sulle spiagge sono quelli che fanno decollare l'inchiesta e proprio anche il nome di una bomber oltre il livello locale a un livello nazionale oltre. La notizia che nel nord-est c'è un attentatore seriale suscita un'enorme impressione nell'opinione pubblica. C'è chi ha paura stamattina, chi ha voluto che aprissimo l'ombrellone. Anche perché prenderlo si annuncia difficile quanto trovare un ago in un pagliaio. I bombaroli per le forze di polizia sono un incubo perché sono molto intelligenti, sono lucidi, non commettono errori, non lasciano tracce. E a rendere il giallo ancora più confuso e imprevedibile è pure un'altra mossa sorprendente.
Dopo il doppio attentato a Bibione e a Lignano Sabbiadoro e l'intuizione di Felice Casson che dietro tutti questi attentati si nascondesse un'unica mano, succede un altro giallo in questo giallo lunghissimo, e cioè una bomber sparisce per 4 anni. Perché si ferma una bomber 4 anni? Tantissime le stranezze su questa pausa. Le ipotesi sono state tante. La più ottimistica, le indagini erano andate vicine a prenderlo? Assolutamente no. Oppure, molto più banalmente, è morto, la gente muore. Qualcun altro dice potrebbe trattarsi di un militare americano di stanza ad Aviano, esperto di esplosivi, che una volta conclusa la sua missione e trasferito altrove avesse naturalmente smesso. Purtroppo questi 4 anni di assenza non determinano la fine degli attentati. Perché il 6 luglio del 2000 una bomber compie un altro attentato gravissimo tornando sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Siamo di mattina. C'è un pensionato dei carabinieri di 79 anni che si chiama Giorgio Novelli, che sta passeggiando con la nipotina. Vicino a uno stabilimento dove ci sono molti bambini, trova un tubo. Probabilmente il fatto di essere un ex carabiniere lo insospettisce. Che cosa fa? Lo porta lontano da dove ci sono questi bambini che stanno giocando. Dopodiché si accorge che è chiuso da 2 bulloni all'estremità. E quando tenta di aprire una delle 2 estremità, gli esplode in faccia, ferendole gravemente al viso e mandandolo in coma. Sta tra la vita e la morte per alcuni giorni. Fortunatamente anche in questo caso si salva, però riesplode, in questo caso è il caso di dirlo, la paura, il terrore. È tornato una bomba. Abbiamo sentito un grande botto, ci siamo girati, abbiamo visto il fumo bianco e sto anziano cadere a terra. È a questo punto della saga criminale di una bomber che alla paura si aggiunge il mistero. Il giallo, infatti, comincia a infittirsi sempre di più, perché all'improvviso i tipi di ordigni cambiano. Il nuovo corso comincia il 31 ottobre del 2000 tra gli scaffali del supermercato Continente a Porto Gruaro. Gli anni 2000 segnano l'evoluzione. Il primo esempio di questa evoluzione è un uovo che viene farcito di esplosivo e del meccanismo di attivazione, reinserito nel cartoccio da 6 e messo su uno scaffale. Se di un'unica mente diabolica si tratta, questa volta ha alzato il tiro. Ha trasformato in un ordigno non più un tubo metallico, ma un uovo, nascondendolo in una confezione esposta in un frequentatissimo supermercato di Porto Gruaro, a pochi passi dall'uscita dell'autostrada. Per fortuna il signore di Azzano X, che l'ha acquistata, ha visto un filo sospetto uscire dall'uovo e ha avvertito i carabinieri. Era uno dei momenti tra i più elevati di manualità da parte di una bomber, perché abbracciando l'idea che fosse un soggetto con disturbo di tipo narcisistico, doveva averlo particolarmente gratificato riuscire a svuotare l'uovo e riempirlo. Lo stupore per l'abilità manuale di una bomber, però, è accompagnato da un sussulto. Stavolta, infatti, sembra aver commesso un errore. Nella confezione c'era intorno alla batteria una parte di nastro adesivo dal quale noi riuscimmo a estrarre il DNA. Che confrontammo con tutti i sospettati di allora e con tutti i DNA che avevamo nella nostra piccola banca dati, ma che non ci ha dato mai un riscontro. Nel frattempo, la polizia di Porto Gruaro fa tutti gli accertamenti possibili all'interno del supermercato. Beh, il primo passo sicuramente è di vedere le telecamere. Noi abbiamo visionato tutto e non c'era nulla, purtroppo.
Nella mia carriera ho notato che ci sono dei soggetti che hanno una capacità di mimesi che pochi hanno. Possono andare anche in mezzo a una folla e nessuno si ricorda di loro, perché non sono né belli né brutti, né alti né bassi. Cioè non li noti, è come se non esistessero. Non li guardi nemmeno. Lui aveva questa capacità. Nel frattempo accade il secondo evento, questa volta molto grave, perché nello stesso supermercato Continente un'operaia trevigiana di 37 anni, Nadia Ross, compra un tubetto di sugo. La mattina al lavoro la mia collega mi dice: hai sentito che è successo un caso dell'uovo, che è scoppiato un uovo? Ma a dire la verità, no. Beh, no, guarda che sto uovo è stato acquistato proprio nel supermercato dove vai tu di solito. Tu non hai paura, mi dice questa ragazza. E ho detto, beh, senti, se devo stare là a pensare che mi posso far male per una cosa del genere, non ci penso nemmeno, speriamo che non accada. Anche perché io non sono paurosa, premetto. Cioè, sono proprio una che non ha paura di niente e non mi faccio intimorire da nulla. Dopo sì, dopo è stato un incubo. Quella sera del 6 novembre stavo tranquillamente nella mia casa e preparavo la cena. Uso sto tubetto che era perfetto. Il tubetto di salsa ancora una volta richiama alla sua libidine, perché tu devi aprirlo dietro con pazienza e pulizia del lavoro, togliere una parte del contenuto, inserire il tuo oggetto, poi richiudere e quindi ridargli un assetto a prova di valutazione esterna. E lo apro e non esce niente dal tubo. E praticamente con la mano destra, praticamente per schiacciarlo, perché era duro, l'ho preso con la mano sinistra, l'ho premuto e da là è scoppiato praticamente. Un'esplosione tremenda veramente, anche perché la cucina è piccola, il rimbombo è stato forte e un fumo, tanto fumo, la cucina era riempita di fumo bianco e appunto anche mi sono andati negli occhi degli schizzi, vedevo tutto fumo e annebbiato, pertanto è stata così un'esperienza proprio tragica. Ha riportato delle ustioni e delle lesioni della parte muscolare e ossea prevalentemente a carico del pollice, con l'amputazione della falange ungueale. È stato reinserito il pezzetto che fortunatamente le forze dell'ordine ci hanno fatto pervenire. All'interno del tubo di pomodoro inizia anche l'utilizzo delle fiale da Seltz, che sono degli elementi corazzati adatti per essere infilati dentro un liquido e quindi anche nella salsa di pomodoro. L'unica costante che c'è in tutti gli attentati è: io sono più bravo di voi che mi date la caccia, io sono un passo avanti a voi. Io faccio gli attentati dove la gente si ritrova per occasioni di feste e voi non riuscite a proteggerla, voi avete risorse infinite e non riuscite a proteggerla. Deve essere un maniaco, un malato. L'importante è che trovi uno sto delinquente, perché è un pazzo che circola libero e c'è da preoccuparsi. Spero che lo prendano, che gliela facciano pagare per bene. Dopo gli attentati al supermercato Continente, la paura tra le persone è più forte che mai e le indagini sono a un punto morto. Anche questa evoluzione degli ordigni è difficile da spiegare e si presta a tante ipotesi. Ma sarà lo stesso una bomber di prima? Potrebbero anche essere due una bomber. Una bomber iniziale che ha lasciato tubi bomba e un secondo una bomber che a un certo punto invece ha cominciato già con ordigni più sofisticati.
Tuttora c'è chi non ritiene che l'attentatore Ante 96 sia lo stesso post 2000. È solo un'ipotesi investigativa, anche perché gli ordigni Ante 96 erano composti prevalentemente da nitrato di ammonio utilizzando prodotti per l'agricoltura, ed è solo successivamente che iniziò a miniaturizzare le cariche esplosive per inserirle in prodotti come ad esempio il tubetto di pomodoro, come la confezione di uova e così via. C'è anche un'altra ipotesi, misteriosa e suggestiva, che porta addirittura all'organizzazione paramilitare Gladio, alla stagione delle stragi e alla strategia della tensione. Sin dall'inizio, tra gli investigatori, c'erano molte perplessità. Molti investigatori sostenevano che ci fosse qualcosa dietro. La frase che mi dicevano tra un panino, una sigaretta, un caffè era: noi non sapremo fare queste cose. Se io e te proviamo a far fare boom a qualcosa, tu perdi due dita di una mano, ti esplode il garage, ti intercettano prima. Quindi prova a pensare. Questo signore o questi signori sono stati addestrati da qualcuno di veramente esperto. Il problema per gli artificieri era che queste non erano bombe normali, erano vere e proprie trappole. E gli investigatori dicevano: queste sono cose che noi non conosciamo perché sono cose da servizi segreti. Il pensiero che hanno avuto tante persone inquirenti che potesse esserci una mano diversa dopo la lunga pausa non trova riscontro con quello che è il mio parere che mi sono fatto studiando gli oggetti della prima fase di una bomber e quella della seconda fase. Particolarità costruttive con l'utilizzo di fili particolari messi in posizioni particolari denotano una stessa mano sia della prima fase che nella seconda. Chiunque sia una bomber, alle forze dell'ordine rimane il compito di fermarlo, un'impresa che appare sempre più difficile. Gli investigatori hanno diversificato più volte i piani di ricerca delle prove. Da un lato cercare di capire la componentistica degli esplosivi e dall'altro cominciare a cercare di capire chi poteva avere le competenze tecniche per creare questi determinati tipi di micro ordigni da inserire in maniera miniaturizzata, ad esempio in prodotti alimentari. Sono due piani distinti che gli investigatori hanno sviluppato cominciando a creare degli elenchi di soggetti sospettabili. L'elenco dei sospettabili all'inizio è inevitabilmente lungo e la difficoltà per chi indaga è anche quella di farsi un'idea della personalità di una bomber. Una bomber è una persona che non ha dietro il suo comportamento un messaggio terroristico oppure un messaggio politico o un messaggio di intimidazione, che sono le motivazioni tipiche di chi colloca le bombe. Una bomber è stata una persona che attraverso la costruzione e la collocazione degli ordigni dava risposta a una sua esigenza psicologica interiore, molto profonda. Intanto, mentre le indagini proseguono, per ora senza risultati, una bomber torna a colpire. Una bomber è tornato. A distanza di un anno, il folle dinamitardo, che da anni terrorizza i comuni al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha ripreso a colpire. Ha scelto un luogo e un giorno fin troppo significativi. Un cimitero nella ricorrenza dei defunti. Anita Buosi, vedova di 64 anni, va a riordinare i lumini su alcune tombe. Mentre ne sposta un paio, c'è una fortissima esplosione che la investe in pieno. Uno scoppio violentissimo. Mi sono trovata con un dolore fortissimo all'occhio e con la mano tutta spapolata. Ho lavorato
tanto, ero qualche anno che ero un momentino tranquilla e adesso devo riprendere un'altra volta a soffrire, sa. Tubi bomba, ordigni nei supermercati, cimiteri e luoghi sacri. Nessuno è in grado di prevedere le mosse di una bomber. È sempre più sicuro, sempre più imprendibile e arriva a giocare con le forze dell'ordine come il gatto fa col topo. Il 24 marzo del 2003 una bomber sfida direttamente gli inquirenti. Sembrerebbe quasi dire: voi non arrivate a me, arrivo io a voi. In alcuni casi una bomber si è superato per quanto riguarda la ricerca di qualcosa di eclatante. Succede questo, che quel giorno esplode un ordigno nello sciacquone di un bagno del Palazzo di Giustizia di Pordenone, al secondo piano. Al terzo piano c'è l'ufficio di Domenico Labozzetto, che è procuratore proprio di Pordenone. L'ordigno del tribunale è quello tecnicamente più interessante di tutti. È interessante perché lui lì dà veramente sfogo al massimo della sua ridondanza, mettendo addirittura 4 sistemi di innesco e a quanto pare funzionerà quello a timer. Sembra che una bomber compia un salto di qualità, per così dire, nel confezionamento degli ordigni, perché passa la nitroglicerina. La nitroglicerina è l'esplosivo ideale per chiunque sia appassionato di esplosivi. È l'esplosivo sincero, non ti frega nella sua efficacia, e non sente ragioni. Tu lo metti dentro il metallo, spacca il metallo, quindi è quello che ti permette con poche gocce di avere l'efficacia maggiore. Degli ordigni inesplosi che abbiamo trovato con la nitroglicerina hanno dimostrato che era nitroglicerina fabbricata in casa. Una bomber ha dimostrato ancora una volta tutto il suo ingegno, ma l'attentato al Palazzo di Giustizia sembra un rischio davvero troppo grosso. In quel momento c'è la speranza di poter dare finalmente un volto a una bomber, perché ci sono delle telecamere a circuito chiuso. Subito dopo l'attentato si nota un'euforia tra gli investigatori. Viene detto che ce l'abbiamo perché il nastro era nuovo. Quando il nastro viene mandato a Roma, la risposta è che sul nastro non si vede assolutamente nulla. I nastri restituiscono un'immagine molto sfocata, buia, una sorta di ombra. Si vedrà poi uno sfondo tra il blu e il nero. La circostanza che sia quasi miracolosamente sfuggito alle telecamere ha potuto far pensare anche al fatto che fosse una persona inserita nell'ambito dell'ambiente di polizia, giudiziario o di magistratura, comunque in grado di raccogliere informazioni. Se non ci sono le telecamere in procura e in tribunale, dove ci sono le telecamere? Lui è andato fino ai gabinetti della procura sapendo di non essere inquadrato. Ha parlato alle autorità, alle forze dell'ordine, nel suo linguaggio, che non è un linguaggio di manifesti, non è un linguaggio di rivendicazioni, perché i manifesti, le rivendicazioni, le lettere dell'una bomber americano ti fanno prendere, danno degli indizi su di te. Tu invece sai come lavora lo Stato, di cosa ha bisogno lo Stato. Lo Stato ha bisogno di tracce, di prove, di indizi, e io non te li do. E tutto questo non fa che amplificare il suo senso dell'io, la sua autostima, il suo sentirsi grande, forte, competente, capace e anche potente. Tutto questo è piacere che potrebbe avere anche dei risvolti di tipo sessuale. L'ultimo eclatante attentato al Palazzo di Giustizia di Pordenone fa pensare che una bomber stia alzando il mirino e voglia portare la sua sfida a suon di bombe al cuore dello Stato.
Le sue intenzioni invece sono infinitamente più vili e le sue nuove vittime molto più indifese. Era il 2 settembre 2002. Eravamo appena ritornati, io e i miei genitori, appunto, dalle vacanze dalla Sardegna, e abbiamo deciso, insieme a mia zia, di recarci in un centro commerciale in Mezzetta. Ho visto i giocattoli, ho puntato proprio il cesto delle bolle di sapone, ce ne saranno state una centinaia di tubetti, erano tutti aperti. Mia madre ha iniziato a controllare tubetto per tubetto fino a che è arrivata al tubetto viola, che era ben sigillato, l'ha preso e me l'ha messo in mano e siamo usciti dal centro commerciale. E quindi lì mi ha detto: mamma, guarda come faccio le bolle. Come sono andato a svitare il tappo, si è sentito un click metallico e c'è stata la deflagrazione. Ho iniziato a sanguinare, in più la maglietta che portavo il giorno aveva una serigrafia tipo questa, quindi il calore dell'ordigno, della bomba, mi ha fatto sì che si sciogliesse la plastica sull'addome. In un primo momento i medici avevano paura che mi si fossero carbonizzati i due mignoli. Hanno cercato di staccare i vari pezzi di plastica. Lì il dolore me lo ricordo tuttora, comunque sia, non è stato molto carino. Ha già lasciato l'ospedale di Pordenone il piccolo Claudio con una benda sul pancino, ferito dal giocattolo più etereo, quello per fare le bolle di sapone. Tra 10 giorni sarà guarito del tutto e la mamma, raccomanda la psicologa del reparto, dovrà dirgli la verità, che là fuori c'è un signore che trasforma oggetti qualsiasi in bombe perché è malato. A quel punto, poiché le indagini sembrano essere a un punto di stasi, interviene la società civile. Come interviene? Con l'imprenditore trevigiano Giorgio Panto, che ha delle aziende e anche delle televisioni molto seguite nel nord-est, il quale per la prima volta pone una taglia di 50.000 euro su una bomber. Ritengo che la taglia è una delle motivazioni per cui, se una persona conosce qualcosa, motivata da una grossa taglia, potrebbe parlare di più. Normalmente i criminali seriali, e questo noi lo sappiamo dalla letteratura scientifica, arrivano a commettere un atto criminale dopo una fase precisa, che è una fase di fantasie. Nel caso specifico di una bomber, fantasticare vuol dire anche preparare un nuovo ordigno necessario a una nuova esplosione per avere di nuovo soddisfazione. Era il 24 aprile del 2003, ero andata al parchetto con i miei vicini di casa. C'era questo ragazzino che si chiama Alessandro, che a quanto pare aveva una cottarella per me. E mi aveva chiesto di essere la sua nuova fidanzata. Io ero un po' indecisa, in realtà volevo dirgli di no, però alla fine ci eravamo dati appuntamento il 25 mattina, ma destino vuole che ho già un impegno con la mia famiglia e quindi gli ho dato buca. Decidiamo di andare in riva al Piave. Siamo arrivati, abbiamo smontato tutta la macchina per tirare fuori tutto il cibo che ci eravamo portate, eravamo pronte per fare una grigliata e passare una bellissima giornata al fiume. Poi, appunto, mentre stavamo giocando, eravamo io, il figlio di un'amica di mia mamma. Io e Marco stavamo giocando qui intorno da tutta quanta la mattina. Stavamo facendo dei salti, ci stavamo rincorrendo, mia mamma era un po' più in là. Ad una certa mi è venuta fame, come di consueto, e quindi mi allontano un attimo per andare a prendermi del cioccolato, dei dolcetti. Quando siamo tornati ci siamo riarrampicati su questa zona piana
e praticamente da qui intravediamo questo evidenziatore giallo. Io sono sicura al 100% che prima l'evidenziatore non c'era. Lo notiamo, lo vediamo, ci si accende subito una lampadina sulla testa, entrambi urliamo in contemporanea: oh, un evidenziatore! E quindi appunto facciamo una gara per chi lo prende per prima, quindi entrambi ci mettiamo a correre e ovviamente, come si può immaginare, la persona che vince la gara sono io, e è l'unica gara nella mia vita che ho vinto, quindi va bene così. Io volevo prendere l'evidenziatore per scrivere ciao sul cemento e mentre mi sto chinando per raccogliere l'evidenziatore mi rendo conto che poco più distante c'è questo uomo che ci sta guardando, ci sta sorridendo. Una bomber era lì, ci ha visti e ci ha scelti. E a questo punto io mi chino, faccio per aprirlo. Vedo tutto quanto nero, per qualche istante rimango, credo, paralizzata. E niente, dopo piano piano riacquisto un attimo la vista. Mi rialzo, perché il primo pensiero è stato la mamma. Sto camminando e vedo appunto quello che è rimasto della mia mano. Vedo le mie ossa, vedo i brandelli di carne che stanno cadendo, vedo il sangue e man mano che cammino mi rendo conto che ci sono dei sassolini che man mano che io passo che stanno diventando rossi. Mia mamma ha avuto, non so come, una forza e una freddezza per riuscire a fermare l'emorragia che c'era in corso in quel momento, quindi mi prende in braccio, prende un asciugamano che ci eravamo portate per fare il bagno al fiume e me la avvolge strettissimo intorno alla mano. E a quel punto sento tipo una signora che appunto che urla a squarciagola tipo sta morendo dissanguata, sta morendo e tipo... In quel momento mi sono spaventata molto, tipo ho guardato mia mamma che era lì che mi abbracciava e mi diceva guarda Francesca, non ti preoccupare, non stai morendo. Io appunto l'ho guardata e le ho detto mamma, ma che cosa sta succedendo? Sto veramente morendo? E lei mi ha tranquillizzato sostanzialmente. I testimoni che erano sul posto in quel momento drammatico racconteranno che prima dello scoppio c'era un uomo proprio nelle vicinanze di Francesca e dei bambini che giocavano. Ho detto questo dettaglio ai carabinieri. Mi ricordo che era un uomo, era alto, aveva questa camicia, aveva gli occhiali. Mi sembra che fosse, non lo so, credo capelli corti, comunque brizzolato, non saprei dire con esattezza. La bambina prima aveva fatto un giro e il pennarello non c'era. Non c'era vicino al pilone? E poi quando lei ha tornato ha trovato questo pennarello lì, qualcuno che c'era qua allora lo aveva messo apposta. Invece che ha visto che giravano i bambini, cosa può pensare uno? Vuol dire che era qualcuno che era di questa, era proprio qua vicino e che ha visto anche tutto. Un uomo che però si è dissolto subito dopo l'attentato. E nel momento in cui si viene a toccare una bambina indifesa che davvero rischia la vita, è chiaro che la reazione popolare è fortissima. A un certo punto io pensai come direttore del Gazzettino che fosse arrivato il momento di giocare la carta del dileggio. Mi è venuto in mente che si poteva usare con una bomber, Mona Bomber. In questa fase, oltre che essere cacciato, viene anche insultato. Diciamo c'è una reazione anche di rabbia. C'è questo proprio diavolo, perché è un diavolo, è Satana comunque, che si infilza nello spirito di questo uomo. Come genitore ho paura, sinceramente, perché può colpire dappertutto. Io gli faccio vedere il giornale ogni volta,
gli faccio vedere quello che sta succedendo e che non deve toccare niente per terra. Da pregare basta, pregare, pregare, pregare. Fu allora che venne a noi magistrati l'idea di equiparare la condotta di questo attentatore a una condotta terroristica, perché questo tecnicamente ci consentiva di trasferire la competenza dalla procura territoriale, che si doveva occupare di ogni caso singolo, alla competenza della procura distrettuale, e quindi concentrare per ogni regione interessata nel capoluogo del distretto il coordinamento delle indagini. Il Ministero degli Interni creò un gruppo investigativo interforze dedicato. Viene costituito un gruppo investigativo interforze che comprende personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, personale specializzato reperito sul territorio che comunque si trovava nelle aree in cui si erano verificati i precedenti episodi, sia personale specializzato dell'IS di Parma e della Polizia Scientifica di Roma. La sede viene individuata negli uffici del nuovo bunker che si trova a Mestre. Allora, il gruppo investigativo si dedicò prima di tutto alla creazione di un definitivo profilo criminologico del soggetto. Le competenze esplosivistiche ci condussero a ipotizzare che il soggetto dovesse avere quantomeno o un diploma superiore o anche una laurea in ingegneria o comunque in competenze esplosivistiche, che avesse anche lavorato presso fabbriche di esplosivi. Sicuramente ha più di 30 anni, vive in una abitazione con annesso un laboratorio, non accessibile ad altri, fa una vita piuttosto ritirata, non socialmente attivo, è il primissimo profilo che fanno gli investigatori. Noi cercavamo un posto idoneo, che fosse un laboratorio casalingo, che fosse un capanno in cui si appoggiava, che fosse abbastanza sicuro, perché la nitroglicerina è instabile, infatti non viene quasi mai utilizzata pura perché può esplodere facilmente, comporta una strumentazione e un livello di conoscenza, soprattutto in termini di sicurezza, elevati. Tutti i profili convergevano a considerare come acquisiti alcune evidenze. La prima evidenza è il profilo geografico. Poiché il territorio di sviluppo degli attentati era molto ristretto, un raggio di 15 km a partire da Pordenone, in questo raggio di 15 km identificare i soggetti che potessero avere questo tipo di competenze professionali. Il lavoro fu molto lungo, si partì con diverse migliaia di soggetti possibili e alla fine il gruppo restrinse il cerchio a circa 800 persone. Intanto, mentre il pool prosegue le indagini e le perquisizioni, l'attentatore torna a farsi vivo. Il 1 aprile 2004 si pensa ad uno scherzo quando la signora Paola, nella chiesa di Sant'Agnese a Portogruaro, nota un rigonfiamento nel cuscino dell'inginocchiatoio in una delle prime file dei banchi della chiesa. Va a vedere di che si tratta e trova un oggetto particolare, strano, non capisce cosa sia, e lo getta all'insagrato della chiesa, che spazza tra l'altro, cioè lo spazza via. Il parroco lo vede, incuriosito anche lui, non capisce di che cosa si tratta e se lo mette in tasca. Il giorno dopo chiede consiglio a un conoscente, questo lo vede e capisce che è qualcosa di non sicuro. E che cosa fa? In bicicletta lo porta al commissariato, ai carabinieri. Tutto questo è sostanzialmente una sequenza di miracoli, perché l'ordigno non esplode. A Portogruaro arriva subito il generale Garofano, comandante dei RIS di Parma, per procedere alle analisi scientifiche sia sull'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese, sia sull'ordigno. La fortuna fu che A non esplose
e B, ci dette la possibilità di poter fare i nostri accertamenti su tutto l'ordigno esplosivo. Una base con un lamierino, un contenitore molto piccolo nel quale era stato messo della nitroglicerina e il solito circuito elettrico che avrebbe dovuto funzionare a pressione. Abbiamo ricostruito coi RIS anche questo genere di ordigni. In questo caso abbiamo cercato un'articolazione di un maiale, l'abbiamo messa in un vecchio paio di miei jeans e l'abbiamo appesantito questo arto con dei sacchetti di sabbia in modo da dare quello che è il peso di una persona media su una sola gamba. Se fosse stata una persona a sedersi si giocava il ginocchio totalmente perché la rotula si sarebbe frantumata. Sull'ordigno inesploso non ci sono tracce biologiche utili per le indagini, ma il lamierino in ottone contenuto al suo interno avrà un'importanza enorme nel seguito dell'inchiesta. Poi portammo tutto questo materiale al RIS di Parma e naturalmente la procedura è sempre la stessa. La documentazione fotografica in originale di quello che costituiva l'ordigno, procedendo dal generale al particolare, l'ordigno nella sua globalità e poi le singole componenti. Gli ordigni sono sempre più ingegnosi e pericolosi. La gente ha sempre più paura e l'epopea criminale di una bomber sembra senza fine. Ma improvvisamente nel 2004, dopo più di 10 anni, i fari si accendono su un insospettabile ingegnere di 48 anni, sposato e con una figlia, Elvo Zornitta. Sono laureato al Politecnico di Torino e poi ho incominciato a lavorare all'Otto Melara. L'Otto Melara si occupava di armamenti pesanti. Io mi occupavo soprattutto di resistenze strutturali delle corazze. Elvo Zornitta entra nell'inchiesta in base a una segnalazione. E la prima volta che i carabinieri vanno da lui, non gli dicono perché lo devono perquisire. È lui a dire, ma cos'è, per la questione di una bomber? Lui dice, quelle cose che fa una bomber sicuramente sarei in grado di farle anch'io. Ma lo dice con una tranquillità che, diciamo, non insospettisce in quel momento i carabinieri. Elvo Zornitta viene indicato da un ex collega della Otto Melara di La Spezia. Questo collega dice agli inquirenti, guardate che lui è appassionato di armi e di esplosivi. Era un collega che avevo superato gerarchicamente all'Otto Melara e aveva dei ricordi nei miei riguardi, si vede, molto antipatici. La prima perquisizione scatta il 26 maggio del 2004. In casa ha una stanza alla quale ha accesso solamente lui, una stanza che è il suo laboratorio. Questa stanza è un armadio a muro. Saranno 2,20 m per 1,70 m che ho adibito a zona dove tengo gli attrezzi. Nel corso di questa perquisizione vengono trovati anche numerosi oggetti ritenuti di interesse investigativo. C'è polvere pirica, ci sono pile, ci sono ovviamente attrezzi per costruire, ordigni che lui conferma di confezionare. Soprattutto i primi anni di mia figlia io facevo delle piccole fontanelle artificiali in giardino. Facevano una bella scenografia di scintille, mentre mia figlia, io e mia moglie guardavamo dall'interno della casa dietro la finestra. Un altro indizio è che gli trovano dei barattoli di Seltz. Noi ricordiamo che con un barattolo di Seltz una bomber costruì l'ordigno che poi inserì nel barattolo di bolle di sapone. Anche in quel caso lui disse sono oggetti di uso comune, si trovano in tutte le case. Viene anche trovata una fialetta in vetro per aromi alimentari al gusto di limone
identica a quella utilizzata nel confezionamento dell'ordigno rinvenuto nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese. È uscito una volta un articolo e una ripresa di una delle mie costruzioni di cui sono sempre andato molto fiero. È un presepe. Ho riprodotto questi lampioncini utilizzando particolari di vetro più piccoli che ero riuscito a reperire. Quindi sono costruiti tutti con fialette pandeangeli tagliate, sempre contornate con filo di ferro e con la lampadina inserita all'interno. Non vi era nessun indizio che avesse un carattere significativo. Dire che costituisce un indizio il fatto che in casa di una persona venga trovato una fialetta di dolcificante o similare, il fatto che in casa di un qualche cittadino italiano venga trovato un evidenziatore, ne abbiamo a migliaia in tutte le case, il fatto che l'ingegnere tornista avesse una capacità tecnica sicuramente frutto della sua professionalità, eccetera, sono stati considerati indizi, ma in realtà non lo erano per niente. Io penso che dietro tutto questo ci fosse già un disegno per arrivare a cercare a tutti i costi di trovare un colpevole. Secondo il pool anti-una bomber, invece, gli elementi sono sufficienti per approfondire l'indagine su Elvo Zornit. E il fatto che ci sia finalmente un osservato speciale fa sorgere la speranza che gli attentati siano finiti. Invece... Il 26 gennaio del 2005 una scolaresca sta passando davanti al tribunale di Treviso, diretta a teatro. Un bambino di questa scolaresca in gita si accorge che sopra una cabina dell'Enel ci sono due ovetti gialli. Li afferra e comincia a giocarci a calcio con altri compagni di classe. Uno di questi due ovetti viene calciato contro un cancello contro il quale esplode. Per fortuna senza fare feriti. Naturalmente questo altro attentato nei confronti dei bambini alza ulteriormente il livello di allerta. Il 9 febbraio del 2005 le forze dell'ordine tornano a casa di Elvo Zornitta per una seconda perquisizione, in cui vengono trovati anche altri indizi. I più importanti sono una serie di involucri per le sorprese degli ovetti di cioccolata. Quando sono arrivati per la perquisizione ne avevo 48-49 e mi erano stati proprio dati, conservati con cura da mia figlia, ricordiamoci 8 anni, che tutti i regali degli ovetti me li aveva conservati per dirmi: papà, così ci metti dentro le vitine. Capisce? Io quegli ovetti non potevo buttarli via. Gli inquirenti hanno per le mani una serie di indizi, ma nessuna prova contro Zornit, e cominciano a stringere il cerchio attorno all'ingegnere di Azzano Decimo. Io nel frattempo mi ero accorto di essere pedinato in macchina, perché un giorno ho dimenticato il telefonino a casa, sono ritornato nella mia abitazione, ho spalancato gli occhi quando nello specchietto retrovisore ho visto sempre la stessa macchina che mi seguiva. Dopodiché ho scoperto che tutta la mia casa era sotto sorveglianza. Da quel momento è stato un po' un crescere della vicenda, perché telecamere erano state piazzate nei lampioni fuori casa. Le indagini sembrano dunque aver preso una piega ben precisa. Ma proprio ora che la soluzione sembra vicina, a scompigliare le carte arriva un altro attentato, uno dei più drammatici.
Il 13 marzo del 2005, durante una funzione che precede la Pasqua, tra i fedeli c'è una famiglia. Mamma, papà, una bimba di 6 anni che si chiama Greta e il fratellino di pochi mesi. Greta vuole accendere un cero votivo che dentro il Duomo è elettrico. Nel momento in cui accende questo cero viene travolta da un'esplosione terribile che la ferirà gravemente ad una mano. È questo il portacandele che ieri ha preso di mira una bomber. Qui davanti c'era Greta e c'era la signora Michela, che adesso ha 2 punti sullo zigomo destro, tumefazione al volto e al braccio. È stata colpita dalle schegge di una candela come questa, che in un attimo si è trasformata in una trappola micidiale. E come la candela è stata inserita, c'è stato uno scoppio enorme. Ho fatto un passo indietro e istintivamente ho coperto i miei familiari, diciamo, che erano dietro di me. E dopo subito dopo mi sono girata e l'ho vista a terra. Ma allora può essere stato davvero Elvo Zornitta a compiere questi attentati? È lui una bomber? Zornitta è sotto sorveglianza da parte degli agenti del pool e sarebbe una pazzia prendersi un rischio simile. Ma la domanda che si pongono in quei giorni anche i magistrati, gli inquirenti e i giornalisti è sulla qualità di questa sorveglianza. Era H24? Poteva essere elusa? Ci sono poi 2 punti importanti a favore della difesa di Zornitta, e cioè il primo, che non c'è corrispondenza del DNA tra il DNA di Zornitta e le tracce di DNA, quindi la saliva e i 2 peli trovati nell'uovo esplosivo, e il secondo punto a favore della difesa, che poi sarà dimostrato durante le indagini preliminari, è che 6 attentati vennero compiuti quando Zornitta era sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Le forze a disposizione degli inquirenti erano quelle che erano, insomma non potevano permettersi 24 ore su 24 di controllo. E questo da un lato diciamo rende meno forte l'indagine, dall'altro consente a Zornitta di poter dire: no, io in quel giorno non ero lì dove mi dite voi, e voi non avete le prove del fatto che ero lì. Nonostante tutti gli sforzi, l'inchiesta sembra ad un punto morto, tanto che ci sono vedute diverse anche tra le 2 procure che seguono le indagini. Per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Venezia, gli indizi rinvenuti a carico di Zornitta erano radicalmente insufficienti ad adottare nei suoi confronti qualunque tipo di provvedimento giurisdizionale. La Procura della Repubblica di Trieste decise diversamente e quindi lo iscrisse formalmente nel registro degli indagati. È in questo momento difficile che entra nell'inchiesta con le sue idee nuove l'ispettore Ezio Zernar, che dirige il laboratorio di indagini criminalistiche. Ezio Zernar lavorava al laboratorio di indagini criminalistiche già da molti anni. Era una persona molto capace, preparata, con grandi competenze tecniche, molto serio, e quindi godeva della massima stima da parte di tutti. Sino a quel momento le indagini scientifiche svolte dai RIS si erano concentrate sulla ricerca di DNA o impronte digitali che potevano essere presenti negli ordigni inesplosi. I risultati ottenuti da questa serie di esami non aveva però portato a nulla. Il coinvolgimento di Ezio Zernar è legato proprio a questa assenza di risultati. L'ispettore Zernar propose, nel corso delle riunioni che si facevano a Mestre, di potersi occupare dei toolmarks, cioè di impronte microscopiche
che potevano essere state lasciate dagli utensili con i quali l'anonimo attentatore fabbricava i micro ordigni. Noi non eravamo assolutamente d'accordo su questo, perché c'era il rischio di falsi positivi. Le idee di Zernar vengono accolte dai carabinieri del RIS con una certa diffidenza, con uno scetticismo. Nella testimonianza che viene fatta da un commissario di polizia, collega e amico di Ezio Zernar, si legge: la reazione degli investigatori alla proposta di Zernar fu scettica, tanto che ironicamente gli venne detto che forse vedeva troppi telefilm americani del genere CSI. La procura di Trieste, nonostante lo scetticismo dei RIS, decide di provare la strada dei toolmarks e dispone il trasferimento dei reperti, cioè degli ordigni di una bomber, nel laboratorio diretto dal dottor Zernar. Nel frattempo però viene fatta un'ulteriore perquisizione nelle disponibilità dell'ingegner Zornitta, attraverso la quale vengono sequestrati una serie di materiali. Di questi materiali faceva parte anche un paio di forbici Valex. C'è un sospettato, un ingegnere che respinge ogni accusa, ma nella sua abitazione sarebbe stata trovata una traccia importante. Un pool intero al lavoro, 12 anni di attentati e un'ipotesi investigativa che continua a rimanere solo un'ipotesi. Sui giornali e in TV non si parla d'altro e la psicosi collettiva di una bomber è destinata ad aumentare ancora. Il 6 maggio del 2006, siamo a Porto Santa Margherita, una coppia di fidanzati, sono entrambi infermieri, stanno passeggiando lungo la foce dell'Ivenza, quando all'improvviso vedono incagliato tra i massi una bottiglia di vetro con dentro un messaggio arrotolato. Cammino sugli scogli fino a raccogliere dall'acqua questa bottiglia. Ritorno sul camminamento, incuriosito, provo ad aprirla. Mentre tiro sento un click. La prima cosa che faccio è guardarmi la mano. Vedo la seconda falange del secondo dito che è semi-amputata sul mio palmo della mano. Inizio a sentire sangue, per cui caldo e bagnato, che mi scende sul torace. Avevo una scheggia anche sul collo. Si scopre dopo in ospedale che è passata vicino a trachea e carotide. Sono stato molto molto fortunato a non aver avuto danni più gravi. Ho aspettato un po' l'ambulanza. Ho desiderato ardentemente di riuscire a svenire, perché era un dolore sordo, acutissimo e molto forte. Massimiliano è stato sentito per ore questa mattina dagli inquirenti ed ha ancora fiato per raccontare la rabbia, la paura, ma non vuole mandare messaggi a chi per un pelo non gli ha distrutto speranze e progetti. Non merita di poter, diciamo, godere di quello che ha fatto, ecco. Ci ho messo più o meno 4 mesi a riprendermi fisicamente dalle lesioni. La lunghezza delle dita è proporzionata, per cui riesco a usarle come se fossero delle dita un po' più corte, facendo un po' più fatica, però quello che devo fare lo riesco a fare comunque. Ormai sembra impossibile uscire da questo tunnel senza fine. Ma proprio quando nessuno ci spera più, sulle pagine del quotidiano La Nuova Venezia rimbalza una notizia clamorosa. Il dottor Zernar fa i suoi approfondimenti e in una relazione
dimostra che il lamierino della chiesa, appunto, di Sant'Agnese di Portogruaro è stato tagliato con le forbici sequestrate, appunto, a marzo del 2006 all'ingegner Giornitta. In estate del 2006 ho la certezza che la procura in mano una prova fondamentale, che è quella di alcune tracce lasciate da un paio di forbici che sono state sequestrate a casa dell'ingegner Zornitta, e questo paio di forbici avrebbe lasciato queste tracce su un lamierino che è stato trovato dentro un ordigno inesploso a Portogruaro. Quindi verifico il tutto e scrivo. A fine agosto 2006 il mondo mi è crollato addosso. Uscivo dalla messa, vengo fermato da un camioncino bianco, si aprono le porte posteriori, esce una cronista già con il microfono e dall'interno vedo una telecamera. Non mi rivolge neanche una domanda, mi dice: lo sa che è stata trovata una prova contro di lei? L'eco mediatica è immediata e tutti si convincono che Zornitta sia una bomber. A dare conferma alla fuga di notizie pubblicata dalla Nuova Venezia, arriva il primo provvedimento dell'autorità giudiziaria. A quel punto, il 10 ottobre del 2006, il GIP di Trieste, Enzo Truncellitto, dispone l'incidente probatorio su questi due reperti. L'incidente probatorio consiste ovviamente in una prova irripetibile in cui si utilizzano le forbici sequestrate per tagliare un pezzo di lamierino uguale a quello dell'attentato. Aver concluso che quelle forbici sequestrate all'ingegner Zornitta avevano tagliato quel lamierino significava avere una prova scientifica che indicava l'ingegner Zornitta come l'ipotetico attentatore anonimo. Quello che Gennar ha fatto è stato tagliare un lamierino uguale a quello trovato nell'ordigno inesploso nella chiesa di Sant'Agnese a Portogruaro, con le forbici sequestrate nel marzo del 2006 ad Elvo Zornitta. Ha fatto un taglio uguale, con la stessa inclinazione, e lo ha confrontato con il taglio sul lamierino originale. Bene, per Gennar il confronto ha dimostrato che sono state proprio quelle forbici a tagliare il lamierino. E questo lo scrive nero su bianco nella sua relazione. Ma queste analisi erano analisi fatte dalla procura, quindi dall'organo accusatore. È giusto che il GIP di Trieste facesse una sua perizia in modo tale da avallare o meno questi risultati. I periti incaricati dal GIP di Trieste sono due professionisti di rilievo. Giancarlo Rosati dell'FBI, che arriva direttamente dall'America, e Pietro Benedetti, che era stato consulente in processi molto importanti, quello a Marta Russo, il processo Carlo Giuliani, il caso Moro. Io avevo già dei lamierini che erano utili per fare le comparazioni ottenuti con quella posizione della forbice. Si concordò che io avrei fatto gli esami di comparazione e poi avrei chiamato i consulenti e avrei fatto vedere il risultato delle mie indagini. La soluzione di un caso che va avanti da più di 12 anni sembra ormai vicina. E mentre i consulenti e i periti si mettono al lavoro, le indagini vanno avanti. Zornitta in questa fase non fa nulla per evitare di peggiorare la sua situazione. Viene filmato mentre si aggira con fare circospetto, si guarda attorno, cerca di vedere se ci sono delle telecamere nascoste. Le telecamere nascoste ci sono e lo inquadrano mentre, aiutandosi con un cavalletto, nasconde dei sacchi neri sul tetto di un fabbricato di sua proprietà. E
È chiaro che tutto questo alimenta nelle forze dell'ordine la convinzione di avere qualcuno che ha qualcosa da nascondere. Il 16 ottobre del 2006, una pattuglia della stazione dei carabinieri di Azzano Decimo bussa alla sua porta. Ho aperto il garage, sono andato a tirare giù dal tetto questi sacchi e ho anche chiarito che erano sacchi di materiale esiti delle prime perquisizioni che carabinieri e polizia mi hanno lasciato in casa e che io proprio in quel periodo avevo nascosto perché non volevo più vederlo sotto gli occhi. Da questi sacchi è emerso un famoso termometro della nitroglicerina, cosiddetto. Quel termometro era un vecchio termometro usato per misurare la temperatura sul coperchio dei compressori dei frigoriferi. E durante questa perquisizione, Zornitta, di nascosto, senza farsi vedere, si mette in tasca delle forbici. Nei giorni successivi, Zornitta viene filmato mentre raschia le lame delle forbici. Da quanto mi ricordo che è uscito nel filmato, sembra che io abbia grattato le lame delle forbici a mano, non con una mola, non con una lima, ma con della carta vetrata a mano e per una quantità ininfluente di secondi. Quindi non avrei mai potuto sognarmi di far sparire delle tracce su una forbice grattandola con della carta vetrata. Tutte queste notizie ovviamente vengono rese pubbliche a sostegno dell'opinione che gli investigatori hanno identificato il soggetto. Per l'opinione pubblica Zornitta è sempre più colpevole, ma l'unica convinzione che conti ora è quella dei periti del GIP di Trieste che stanno analizzando le forbici e l'ormai celeberrimo lamierino. Io ho usato i lamierini che ho tagliato anch'io con quella forbice e sono andato a trovare dove si erano quelle tre famose gobbette che sono ripetitive su tutti e corrispondono come microsie, corrispondono. Non è una cosa che uno si può inventare. Io feci appunto osservare ai due consulenti della difesa i risultati, che erano praticamente circa 70 fotografie all'epoca, che secondo me dimostravano che quella forbice aveva tagliato quel lamierino. La perizia firmata da Rosati e Benedetti sembra il colpo di grazia per Elvo Zornitta, ma anche la difesa dell'indagato, guidata dall'avvocato Paniz, ai suoi consulenti e lavora a tempo pieno sulle forbici e sul lamierino. La prima analisi era relativa alla conferma o meno che la forbice aveva tagliato il lamierino, cioè l'analisi sui toolmark. Inizialmente si pensava di poterla contrastare, questa analisi. Poi i consulenti si sono convinti che nella realtà quella corrispondenza ci fosse. La difesa dell'ingegnere di Azzano Decimo è con le spalle al muro. Ora anche i consulenti dell'avvocato Paniz sono convinti che le forbici di Zornitta abbiano tagliato il lamierino. È una via d'uscita, sembra proprio non esserci. È un momento delicatissimo che rischia di avere conseguenze gravi. Corrisponde al vero che ad un certo punto i due consulenti che io avevo, l'ingegner Battaini e l'ingegner Riccadonna, mi hanno comunicato che rinunciavano al mandato perché non riuscivano a trovare assolutamente niente. Quando me l'hanno detto un certo giorno, comunicandomelo al telefono, io ero a Roma. Li ho raggiunti, me lo ricordo benissimo, in una serata di novembre piena di nebbia, attraversando tutta la pianura padana, in un bar ubicato vicino all'uscita di Alessandria. E lì siamo stati ore
e io li ho rimotivati in tutti i modi per non abbandonare la presa. E devo dire che mi hanno dato fiducia, sia l'uno che l'altro. Nonostante la fiducia dell'avvocato Paniz, la difesa di Elvo Zornitta sembra un rebus senza soluzione. Ma proprio quando tutto sembra perduto, uno dei miei consulenti, l'ingegnere Battaini, si è accorto ad un certo punto che da quel lamierino emergevano delle cosiddette fluorescenze che normalmente emergono quando un prodotto di quel genere viene tagliato a distanza di pochi mesi. Non poteva essere così perché l'attentato era di 2 anni e mezzo prima. Le conseguenze di questa intuizione appaiono enormi. Ma quelle fluorescenze di cui parla l'avvocato di Zornitta sono davvero la prova, il segno di un taglio più recente, oppure sono semplicemente dovute ad un gioco di luce, a come è stato illuminato il lamierino quando è stato fotografato? Per la difesa dell'ingegnere di Azzano Decimo non ci sarebbero dubbi. Qualcun altro avrebbe tagliato il lamierino. E quel taglio, per i consulenti di Zornitta, sarebbe stato fatto in un'epoca successiva, più esattamente quando il lamierino era già custodito dalle forze dell'ordine. È il primo passo della linea difensiva destinata a cambiare le sorti di tutta l'inchiesta. Poi siamo riusciti pian piano a disporre del materiale che poteva provare le dimensioni del lamierino alla data dell'attentato e successivamente nel tempo. Mettendo a confronto le fotografie fatte su questo lamierino, quelle realizzate quando era nella disponibilità dei carabinieri e quelle realizzate quando Zernar conclude i suoi esami, senza ombra di dubbio c'è una differenza. Quel lamierino in una sezione, in una parte, risultava privo di un triangolino, quindi vi era stato un taglio. Si tratta di un frammento metallico, una linguina, una bava di appena 0,2 mm che prima c'era e poi non c'è più. Come mai? Come può essere spiegata questa assenza? Bene, da questo momento in poi il lavoro dei periti si concentrerà proprio su quel frammento mancante. Passo dietro passo abbiamo scoperto che quel taglio poteva essere intervenuto soltanto in quell'arco di tempo nel quale e il lamierino e la forbice si trovavano nella disponibilità di un'unica persona, l'ispettore Zernar. Ho fatto in modo che tutto il mio studio per tutta la notte lavorasse per preparare il materiale probatorio costruito in maniera tale da poterlo presentare al pubblico ministero. E la mattina seguente sono partito presto per essere a Trieste ed essere davanti al pubblico ministero prima che cominciasse la riunione. L'ultimo ad arrivare è il capo della Procura di Venezia Borraccetti. Nella stanza del procuratore generale di Trieste, De Idda, aspettano il collega di Venezia Fortuna e i magistrati triestini Pace e Montrone. Il vertice è blindato da polizia e carabinieri. Intanto, al piano di sopra, l'avvocato di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, insieme al collega Paolo Dell'Agnolo, depositavano nella stanza del GIP un corposo dossier, la loro controperizia. All'interno, assicura l'avvocato Paniz, ci sono le prove, tra cui un evento abnorme che scagionerebbero del tutto l'ingegnere di Azzano Decimo. La controperizia della difesa di Zornitta ha l'effetto di un terremoto. A questo punto il GIP di Trieste
non chiude l'incidente probatorio, ma nell'ambito della stessa inchiesta dispone un'altra perizia, stavolta per appurare se il Lamerino è stato alterato davvero quando era nella disponibilità del laboratorio guidato da Zernar, e affida questa perizia al professor Plebe. Il procuratore di Venezia, Vittorio Borracetti, senza attendere l'esito della perizia ordinata a Trieste, decide però di iscrivere nel registro degli indagati proprio Ezio Zernar e chiede un parere ai RIS. Noi ottenemmo la disponibilità naturalmente del Lamerino dopo le analisi del dottor Zernar e facemmo i confronti come sapevamo fare, e cioè attraverso degli ingrandimenti e delle elaborazioni fotografiche. E attraverso queste comparazioni noi concludemmo che effettivamente c'era stato un taglio successivo a quella che era la nostra disponibilità, cioè che l'ipotesi purtroppo del taglio da parte del dottor Zernar era effettivamente possibile. Ma davvero Zernar ha preso il Lamerino, le forbici di Zornitta e avrebbe tagliato il Lamerino per costruire una falsa prova, una prova che però avrebbe condannato Elvo Zornitta? Zernar sa perfettamente come funzionano i processi e lui di processi ne ha fatti tanti. Avrebbe rischiato una cosa del genere sapendo che la sua perizia sarebbe stata sottoposta ad analisi e contro analisi, a perizie e a contro perizie? Quando è scoppiato il caso, diciamo il caso Zernar, io ero al Senato della Repubblica e leggevo sui giornali come tutti quello che stava succedendo. La mia idea era che Zernar era andato via di testa, o se no non era possibile, perché uno della sua capacità tecnica, professionale, della sua serietà, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché sapeva che qualsiasi sfrangiatura, chiamiamola così, un'indagine sarebbe venuta fuori. Quindi metto, se è diventato matto può aver fatto questo, se non è diventato matto non ha fatto questo. Dal Lamerino nell'ordigno inesploso dipendono due destini, quello di Zornitta, sospettato di averlo tagliato durante il confezionamento della bomba, e quello di Zernar, poliziotto sospettato a Venezia di avere manomesso in fase di indagini la microlamiera. Un fatto è certo, la relazione del RIS, cioè la conferma che loro danno riguardo alla differenza di dimensioni del Lamerino dopo che è passato nelle mani di Zernar, aggrava la posizione del poliziotto e alleggerisce quella di Elvo Zornitta. È l'inizio di un duello di perizie senza quartiere, non privo oltretutto di polemiche, a partire da quella sui software utilizzati dai RIS per fare i raffronti delle foto. Lascia un po' perplesso il tipo di analisi fatta, perché è un Photoshop, cioè una sovrapposizione, praticamente una semplice sovrapposizione di immagini, mentre questo tipo di indagine è piuttosto complesso. L'importanza del tipo di software da usare verrà messa in luce anche dal professor Plebe, incaricato di un'altra perizia dal Tribunale di Trieste. Per fare il raddrizzamento dell'immagine loro usavano solamente 4 punti di riferimento e io, a seconda dell'immagine, ne usavo da 15 a 25 di punti. Il dilemma che deve essere risolto e che viene affidato a diversi periti riguarda la lunghezza del Lamerino e quel frammento, quella bavetta di pochi decimi di millimetro che non compare più dopo essere passata nel laboratorio di Ezio Zernar. La posta in palio è enorme. Se il Lamerino
non è stato alterato e la bavetta è caduta naturalmente, significa una cosa soltanto, e cioè che Elvo Giornitta ha tagliato il lamierino. Se invece quella bavetta è stata tagliata, allora il poliziotto Ezio Zernar ha commesso un reato e falsificato una prova. I pareri del professor Plebe, incaricato dal Tribunale di Trieste nell'ambito dell'inchiesta contro Giornitta, e quello del professor Veschi, incaricato dal Tribunale di Venezia nell'ambito dell'inchiesta contro Zernar, risultano essere di segno opposto. La mia analisi ha quindi mostrato come vi sia una buona parte del lamierino in cui è improbabile che vi sia stata una differenza, eccetto una piccola porzione in cui vi era una riduzione di dimensione dell'ordine di 0,2 millimetro. Quello che io ritengo più probabile è che quella piccola porzione sporgente fosse una bavetta, una imperfezione del taglio esile e collegata in maniera labile con il resto del lamierino, e quindi facilmente poteva essersi distaccata nel corso degli anni. Quelle alterazioni misurate dal professor Plebe hanno una dimensione talmente bassa che non consentono di fare un taglio con quella forbice lì. Non si riesce a tagliare un trucciolo dello spessore di 2 decimi. Se la bava si fosse staccata casualmente al microscopio elettronico, avremmo dovuto vedere una superficie di distacco simile a quella vista nel resto del campione, nelle zone di rottura. E invece no, perché in quella zona ci sono i tagli perpendicolari dovuti alla forbice. Con il microscopio elettronico si è visto che quella parte del lamierino aveva subito 2 tagli sequenziali. Un primo taglio, ancora visibile, molto sporco e quindi datato, legato al fatto che comunque era stato esposto agli agenti atmosferici, e un altro taglio assolutamente molto più recente, peraltro con una morfologia completamente diversa. Per il professor Plebe, il lamierino non sarebbe stato mai tagliato e quella bavetta sarebbe scomparsa perché caduta naturalmente, accidentalmente. Invece, per il professor Veschi, il lamierino sarebbe stato tagliato e l'assenza di quella bavetta attribuibile proprio a quel taglio. 2 perizie, 2 pareri diversi. Come andrà a finire? Chiuso l'incidente probatorio, la manomissione del lamierino c'è stata. Cade così la cosiddetta prova regina nei confronti di Elvo Zornitta, unico indagato a Trieste, indicato quale presunto una bomber. Quello per cui mi sono sempre battuto finalmente è stato dimostrato e adesso sono più che mai certo che posso ancora avere fiducia nella giustizia. Ma il momento dell'archiviazione è stato un attimo di serenità, però ricordiamoci che l'archiviazione è stato un passo che non ha chiuso definitivamente l'inchiesta, perché finché non fosse dimostrata la colpevolezza di Zernar rimaneva sempre quella spada di Damocle che diceva chi ha fatto questo, chi ha costruito questo lamierino. A quel punto crolla il castello accusatorio, viene messo sotto processo Ezio Zernar, che si professa innocente. Abbiamo voluto noi il dibattimento a porte aperte perché non abbiamo nulla da nascondere, che ci siano le cose fatte alla luce del sole, ognuno può rendersi conto di ciò che sono i fatti, come sono realmente accaduti.
Nel luglio del 2009, il giudice monocratico di Venezia pronuncia la sua sentenza. Condannato a 2 anni, il poliziotto accusato di aver manomesso un lamierino nell'inchiesta su una bomba. Condanna a 2 anni di carcere, altrettanti di interdizione dai pubblici uffici. Il Tribunale di Venezia ha giudicato Ezio Zernar colpevole di violazione di pubblica custodia, falso ideologico e calunnia. Qui stiamo discutendo di misurazioni di sotto del millimetro, praticamente parliamo di un taglio tra lo 0,25 e 0,38. Francamente che si possa prendere una decisione al di là di ogni ragionevole dubbio mi sembra piuttosto arduo. La difesa di Zernar fa ricorso in appello, ma dopo un lunghissimo iter processuale che comprende 5 gradi di giudizio e 2 passaggi in Cassazione, la sentenza diventa definitiva nel 2014. Questa vicenda ci insegna che in Italia esiste la presunzione di innocenza che dovrebbe essere totalmente rispettata e soprattutto rispettata dagli inquirenti. Non riesco a dire se avevamo ragione noi o avevano ragione loro, non lo so. Però poi noi dobbiamo rimanere ai fatti. Se dalla disamina approfondita di 3 gradi di processo, anzi 5, perché poi c'è stato un doppio appello, si è arrivati a determinare che c'è stato un taglio doloso, io credo che dobbiamo rispettare questo approfondimento processuale, che credo sia l'unica garanzia a cui riferirci. Poi, per carità, gli errori ci possono essere stati anche dal punto di vista giudiziario. Io ho sempre vissuto in maniera molto traumatica, tanto è vero che fino a poco tempo fa avevo ancora incubi la notte. La serenità non l'ho raggiunta completamente neanche adesso. E sì che sono passati la bellezza di 15 anni. Una bomber è rimasto dunque solo un acronimo, senza identità. Non ha più colpito in tutto il periodo dei processi e non colpirà più. Si eclisserà sparendo nel nulla, lasciando dietro di sé solo una scia di sangue e di dubbi. Per il Nord-Est e per tutta Italia, una bomber ha rappresentato un enorme buco nell'acqua. E questo buco nell'acqua è davvero il vero interrogativo, il vero punto di domanda che noi dobbiamo affrontare come cittadini. Purtroppo questo episodio del falso sulla perizia è stato il danno maggiore alla prosecuzione di quell'indagine. Il rammarico resterà, però anche un lavoro che ha dimostrato come bisogna essere coordinati per ottenere dei risultati. Quando manca il coordinamento, come ha dimostrato la conclusione di queste indagini, arrivare a un risultato positivo è sempre complicato. Il segno lo ha lasciato, sicuramente, perché quando si parla di una bomber in Veneto e in Friuli, la mente va a quegli episodi e soprattutto a quel senso di impunità, quel senso di sfida alla quale lo Stato non è riuscito a dare una risposta. È una conclusione amara quella dell'inchiesta su una bomber. Più di 30 attentati nell'arco di 12 anni rimasti impuniti. E al termine di un'indagine lunghissima, la montagna, veramente il caso di dire, ha partorito un topolino, perché non è stato condannato una bomber, è stato condannato per falso un poliziotto, Ezio Zernar. Non possiamo non ricordare che una bomber ha colpito e menomato anziani e bambini, e la cosa più amara è che il loro dolore, almeno sino ad oggi, è destinato a rimanere, forse per sempre, senza risposte. Gary Wright, uno dei sopravvissuti agli attentati di Theodor Kaczynski, l'una bomber americano, e Francesca Girardi, la ragazza che quasi 20 anni fa ha raccolto l'evidenziatore sul greto del fiume Piave, ci hanno chiesto di vedersi. È la prima volta che le vittime dei 2 una bomber si incontrano e Gary Wright ha attraversato l'oceano per farlo. Oh, it's so good to meet you, Gary.
Volevo tanto incontrare Francesca perché a volte ti senti come se fossi legato a una persona da un evento. E non sapevo nulla di questo evento. Ma quello che so molto bene è ciò che può accadere. A volte puoi dare conforto a un'altra persona. Puoi dare speranza a un'altra persona. Puoi dare a un'altra persona semplicemente qualcuno che ti ascolta. Dimmi quello che vuoi. Dimmi di cosa hai bisogno. E se è dentro di me, te lo dirò. Te lo darò. Il fatto è che... l'umanità è un po' strana al giorno d'oggi. But, you know. So awesome to meet you. Conoscere Gary veramente mi ha dato qualcosa che non pensavo che mi servisse, e mi ha dato qualcosa che non sapevo che mi mancasse. Ci sono veramente poche persone al mondo che possono capire che cosa vuol dire essere, cioè sopravvivere a un attentato terroristico. Per fortuna ce ne sono poche. Spero che però facendo questo documentario si possa riportare luce su questa storia, perché è tutto quanto finito un po' nel dimenticatoio e invece dovrebbe essere riportata alla luce. Penso che bisogna riaprire le indagini per riuscire a capire che cosa è successo veramente. Per me e per tutte le vittime penso riuscire ad arrivare a una conclusione sarebbe un passo che ci serve, qualcosa che ci potrebbe aiutare veramente a superare questa storia, ad andare avanti.